stanno cambiando tutto. Noi dobbiamo mettere l'auricolare, no? Se ti fanno la domanda in spagnolo, lo senti dall'auricolare. Sì, vabbè. Quindi quando te la fanno, lo dici. Ok, è già la traduzione. Buonasera, benvenuti alla conferenza stampa di FC Internazionale in vista della gara di domani contro Real Madrid, ultima del gruppo e del girone. Abbiamo in conferenza stampa il nostro allenatore Simone Inzaghi e Ivan Perisic. Buenas tardes. Possiamo cominciare con le domande, della stampa spagnola. Marco Ruiz, Cadena Cope. Hola, buenas tardes, buonasera. Una pregunta para Inzaghi. No sé qué partido te esperas mañana. Quali sono le aspettative per la partita di domani al Bernabéu, visto che il Madrid viene da un pareggio? E cosa ne pensa dell'indisponibilità di Karim Benzema? Cambia in alcun modo i suoi piani per la partita di domani? Ma io penso che domani sia una partita importante per noi, sia noi che Real Madrid abbiamo già passato il turno, ma domani sarà importante perché vogliamo fare una grande partita contro il Real. La partita d'andata, nonostante secondo me abbiamo fatto molto bene, non è bastato. Domani dovremo fare qualcosina in più, sarà una bellissima partita. È normale che Benzema è un giocatore importantissimo per loro, però insomma a volte noi allenatori dobbiamo convivere con questi problemi. È uscito Benzema nell'ultima partita, è entrato Jovic, ha fatto gol e assist, quindi insomma Real Madrid sappiamo che ha grandi risorse. Radio Marca. Hola Simone, soy Carlos Vicente de Radio Marca y mi pregunta. Salve mister Carlo Vicente di Carlo Marca, una domanda per lei. Rispetto alle prime partite dell'Inter in cui sono stati persi per strada alcuni punti sia in Serie A che nella Champions, siete migliorati moltissimo, avete vinto tantissime partite consecutive. La mia domanda è: che cosa avete cambiato per ottenere questi straordinari risultati? Ma io penso che abbiamo giocato insieme, ci siamo conosciuti meglio con tutta la squadra. È normale che la squadra giocava un determinato modulo anche gli ultimi due anni, uguale quest'anno, però insomma c'era bisogno di conoscenza. Però io penso che anche inizialmente la squadra, secondo me, giocava bene, esprimeva un buon calcio. La partita, esempio lampante, la partita di andata con Real Madrid, dove secondo me abbiamo fatto bene. Poi purtroppo abbiamo perso quella partita, abbiamo perso anche qualche altro punto in campionato, però abbiamo continuato a lavorare secondo me nella maniera giusta. Adesso veniamo da una buona striscia che ci ha dato sicuramente tantissima autostima. Gazzetta dello Sport. Eccoci, buonasera mister, buonasera Perisic. Una domanda per il mister. Di Ancelotti hai già parlato strabene prima della partita di andata. Io volevo chiederti se c'è qualcosa di lui, di caratteristiche, insomma in campo o anche fuori dal campo, in cui ti rivedi. E poi volevo chiedere a Perisic, si fa tanto un parallelo tra l'Inter di quest'anno e l'Inter dello scorso anno in termini di impostazione tattica. Ecco, tu che sei stato protagonista l'anno scorso e quest'anno, volevo chiederti se avevi piacere e voglia di spiegarci per bene queste differenze. Grazie. Ma io penso che per quanto riguarda Ancelotti, la sua carriera parla per lui. Insomma, anche prima della partita dell'andata
abbiamo parlato, è sempre un piacere insomma parlare di calcio con lui. Adesso sono contento che stia andando molto bene nella Liga, adesso insomma ha preso già un ottimo vantaggio sulla seconda, penso che siano 8-9 punti già, quindi gli vanno fatti i complimenti, ha centrato la qualificazione con una giornata d'anticipo, quindi insomma stiamo parlando di un grandissimo che ha vinto tanto. Ciao, buonasera a tutti. No, domanda è la differenza tra l'anno scorso e quest'anno, ma secondo me non c'è tanta differenza perché giochiamo in il stesso sistema e ci conosciamo già da tanti anni e guarda, modulo è uguale, ma questo anno secondo me abbiamo fatto solo un po' meglio in Champions League, perché abbiamo creato di più, abbiamo fatto di più di gol e quest'anno abbiamo meritato di passare il girone. L'anno scorso invece è mancato poco. Corriere dello Sport. A tutti, buonasera a tutti, una domanda per il mister e una per Perisic. Al mister volevo chiedere le condizioni fisiche di Lautaro Martinez, di De Vrij e se ha qualche altro giocatore che è acciaccato. A Perisic invece volevo chiedere, sei un giocatore che ha vinto tantissimo quindi durante la tua esperienza al Bayern, hai vinto anche lo scorso anno, adesso sei in scadenza di contratto e sei uno dei più dei prossimi parametri zero più appetiti. Secondo te è possibile anche la tua permanenza all'Inter in futuro, oppure hai già deciso che questa esperienza si chiuderà a fine campionato? Grazie. Ma per quanto riguarda gli indisponibili, sicuramente non ci saranno Ranocchia, Darmian, Satriano, a cui si è aggiunto Correa, che purtroppo ha avuto il problema domenica all'Olimpico. Mi dispiace molto perché secondo me Correa stava crescendo di partita in partita, di allenamento in allenamento. È un calciatore che conosco bene, secondo me era nel momento in cui stava molto bene, aveva assorbito i lavori, i fusi orari, quindi è una perdita importante, però insomma abbiamo visto anche con altre perdite, cercheremo di sopperire a questo. Per quanto riguarda Lautaro, ieri non ha avuto nessun problema nella breve sgambata, e per quanto riguarda De Vrij e Kolarov abbiamo l'allenamento post conferenza e cercheremo insomma di capire bene le loro condizioni, quello che possono darmi per domani. Corriere della Sera. C'era una domanda. Scusa Ivan. Sì, come ha detto, che gli ultimi due anni sono stati veramente bellissimi per me, ma come questo è passato e io anche oggi ho fame come tutta la squadra e vogliamo vincere anche questo anno. Stiamo giocando bene, dobbiamo continuare così e anche non mi piace parlare di futuro, sono concentrato per questo periodo qua e dobbiamo dare ogni giorno tutto quello che abbiamo. Corriere della Sera. Salve, buonasera. Buonasera. Ciao, buonasera. Buonasera Ivan Perisic, una domanda per entrambi. Volevo chiedere a Inzaghi, c'è molta attesa in Italia per questa partita dell'Inter contro il Real Madrid, per vedere se il livello del calcio italiano può essere davvero tornato quello europeo, una dimensione europea importante. Crede che l'Inter sia pronta per una sfida di questo genere, se la possa giocare per una volta alla pari, anche l'andata ve l'eravate giocata alla pari, però insomma vincere a Madrid sarebbe tutta un'altra storia. A Perisic invece volevo chiedere, questo è sicuramente uno dei tuoi migliori anni all'Inter, forse il migliore fin qui, dove sei migliorato così tanto, cos'è scattato in te, se c'è stato qualcosa che ti ha spinto a questo miglioramento?
Ma io penso che per quanto riguarda l'attesa della partita di domani è normale, era attesa anche l'andata. Io penso che la squadra se la sia giocata alla grande probabilmente avrebbe meritato di più nella gara d'andata. È normale che domani non avremo il nostro stadio, non avremo i nostri tifosi, ci saranno 50.000 tifosi del Real, qua sicuramente qualcuno dei nostri non mancherà come sempre, quindi giocheremo questa partita con tanta personalità, fiducia, sapendo che abbiamo fatto qualcosa di importante per la nostra società, per i nostri tifosi, perché erano più di 10 anni che non si passava il turno. E insomma, grazie ai ragazzi e alla squadra siamo riusciti a raggiungere questo con un turno d'anticipo, ma domani vogliamo fare una partita importante perché è un avversario in uno stadio che lo merita. Ma io penso che l'anno scorso, come sapete, ho cambiato posizione, era stata un po' difficile all'inizio, ma perché secondo me è un ruolo più difficile che quello che ho giocato prima. Vediamo tra un paio di mesi se sarà il mio miglior stagione con Inter, perché se non si vince non sarà così. Speriamo che alla fine possiamo goderci come l'anno scorso. Penso che all'Europeo ho avuto Covid e ho avuto dopo tanti anni un po' più di giorni per riposarci, e questo secondo me era importante. Alla fine oggi si vede, mi sono riposato bene, ho lavorato tanto, ho fatto veramente tanti allenamenti e spero di continuare così. Repubblica. Buongiorno mister, buongiorno Perisic. Ciao. Mister, a lei volevo chiedere, l'ha stupita il fatto che tutti i giocatori che sono stati chiamati a sostituire infortunati hanno fatto benissimo? Io penso in particolare a De Vrij, che è stato rimpiazzato bene o molto bene prima da Ranocchia, poi da Bastoni e poi da Skriniar. Io ricordo che la Lazio lei giocò anche con Parolo centrale di difesa e funzionò. Cioè, come si fa a fare, diciamo, a creare sempre qualità nelle sostituzioni anche un po' in emergenza? Ma io penso che sia un orgoglio per un allenatore. Insomma, hanno giocato tutti, chiaramente chi più chi meno, e per me è un motivo di grande orgoglio vedere giocatori che giocano meno giocare dall'inizio ed essere tra i migliori in campo. Quindi è il meglio che un allenatore può avere. Ho la fortuna di avere dei grandissimi professionisti a disposizione. Io devo cercare di gestirli nel migliore dei modi, di allenarli, di proporgli sempre cose nuove ogni allenamento, ogni esercitazione, ma alla base di tutto c'è che ho a che fare con dei professionisti molto molto seri. Tutto Sport? Sì, c'è Simone, buonasera Ivan. Volevo chiedere all'allenatore se è giusto definire questa partita un esame di laurea per la tua squadra, nel senso, al di là di quello che può essere il risultato, perché vincere a Madrid, lo dice la storia, l'Inter ci è riuscita solo una volta, è un'impresa, ma se una grande prestazione in uno stadio fuori casa contro una grandissima d'Europa può essere un esame di laurea. E per Ivan, visto che scusami se insisto, ma visto che non parliamo mai con te, parliamo poco con te, volevo chiederti, nelle scorse settimane si è anche detto, scritto, che magari tu volevi eri più tentato di andare all'estero a fine stagione, invece mi sembra invece di capire che comunque ti lasci tutte aperte le porte anche di restare a Milano, al di là di quello che sarà la trattativa. Ma per quanto riguarda, insomma, l'esame di laurea, domani è una partita importante. Sappiamo che a Madrid, insomma, nella sua storia centenaria, l'Inter ha vinto una sola volta. Sappiamo che ci saranno delle insidie, delle difficoltà, come ho detto prima. Noi
veniamo domani a giocarcela con personalità, grandissima motivazione, voglia di far bene. Cercherò di mettere insomma la squadra preparare nel migliore dei modi, e poi insomma vedremo cosa uscirà. È normale che è una partita importante a cui teniamo. Ciao, buonasera. Ma no, come ho detto prima, non mi piace parlare del futuro, e sono concentrato per la partita domani, come i miei compagni. Vogliamo fare una grande partita e finire il girone sul primo posto. Abbiamo tempo e sicuramente parleremo tra un paio di settimane e vedremo cosa può succedere. El Chiringuito. Buenas tardes, Diego Plaza del Chiringuito. Salve, sono Diego Plaza del Chiringuito. Una domanda sia per il mister che per Perisic. Una domanda su Vinicius Junior. Al momento è il giocatore più in forma del Real e vorrei chiedere al mister quanto la preoccupa l'attuale stato di forma di Vinicius. Lo potrebbe considerare al momento il miglior giocatore del mondo? Per Perisic. Nello spogliatoio si parla fra giocatori di come poter arginare un giocatore così forte? Ma per quanto riguarda insomma Vinicius lo si conosce, un giocatore di grandissima qualità che quest'anno sta avendo una grandissima continuità sia a livello di assist, di gol, quindi è normale che per noi domani sarà un osservato speciale, ma come saranno osservato speciale tutti i giocatori del Madrid, perché hanno tantissime rotazioni, tantissimi uomini, quindi oltre a Vinicius anche tutti gli altri giocatori saranno da attenzionare nel migliore dei modi. Sì, sicuramente che parliamo tra di noi come risolvere questi problemi, perché è un giocatore veramente in forma e ho visto quasi tutte le partite di Madrid questa stagione, sta giocando bene come tutta la squadra. No, sono veramente forti e dobbiamo giocare come squadra domani e aiutare in ogni momento, in ogni situazione, fare il nostro calcio, perché se continuiamo come abbiamo fatto in ultime settimane, secondo me domani sarà una grande partita. L'ultima, Miguel Lara. Modric. Sia come allenatore, sia anche per Ivan Perisic. Se secondo te, Ivan, c'è un prima e un dopo nel calcio croata di Luka Modric? Grazie. Nel calcio croata non ho sentito. Luka Modric, se secondo te c'è un prima e un dopo nel calcio croato? C'è un prima e un dopo nel calcio croato verso di Luka Modric? No, ma Luka è veramente prima un ragazzo e dopo un calciatore veramente top, è mio capitano, allora ho tanto rispetto per lui, perché è veramente una persona per bene, aiuta sempre a tutti noi e no, sarà difficile per quelli che vengono dopo sulla posizione sua, ma in Croazia ci sono tanti talenti e sicuramente troveremo qualcuno, sarà difficile, ma abbiamo già visto che anche Brozovic, Kovacic, ci sono anche altri ragazzi che giocano sulla sua posizione che possono fare bene. Speriamo che domani non giocherà, perché sarà più facile per noi. Vediamo tutto domani, ma è un giocatore fantastico. Grazie a todos e buenas tardes. Grazie, buonasera a tutti.